Peppa e i suoi amici Danny Dog, Susie Sheep e Rebecca Rabbit vanno in bicicletta. George pedala sul suo triciclo. È lento come una lumaca! Facciamo una gara fino alla zucca di Papa Pig! Se facciamo una gara fino alla zucca di Papa Pig, dobbiamo stare molto attenti a non andare a sbatterci contro. Papà diventerebbe molto triste se la sua amata zucca si rompesse. Non ti devi preoccupare, Peppa. Forza, inizia la gara! Peppa e i suoi amici fanno una gara fino alla zucca di Papa Pig. Ehi, state attenti, ragazzi! Ho vinto io! Peppa, fa attenzione, c'è la zucca di papà! Ho fatto attenzione! Guardate George come pedala, va piano piano! George va ancora su una bici per bambini piccoli! Anche la tua è una bici da bambini piccoli, Peppa! Guarda, hai ancora le rotelle attaccate! Io so andare in bicicletta senza le rotelle! Anch'io lo so fare! Anch'io! Avanti, torniamo tutti sulla collina! Vieni con noi, Peppa! No, penso che sia meglio se resto qui. Ci vediamo dopo, Peppa! A dopo! Peppa vorrebbe togliere le rotelle dalla bicicletta. Papà, io non voglio più avere le rotelle alla mia bicicletta! Credi davvero di poterne fare a meno? Certo! Va bene, Peppa. Adesso le togliamo. Papa Pig toglie le rotelle dalla bicicletta di Peppa. Sei sicura di voler andare in bicicletta senza le rotelle? Certo! Non l'hai mai fatto prima d'ora? Posso farcela, mamma! Posso, posso! Questo non è divertente, George! È piena di strumenti musicali! Sono vecchi e un po' polverosi! Questo è il mio violino. Mi piaceva suonarlo da piccola. Mamma, facci sentire come suoni il violino. Non lo suono più da tanto tempo ormai. Ti prego, mamma, ti prego, suonalo. Spero di ricordarmi come si fa. Bravo! Mamma, posso suonare il violino? Ecco, tienilo così. Sì, mamma. Oh! Sarà davvero questo il suono giusto? Vuole provare anche George? Ecco, tienilo così, George. Oh! Neanche questo sembra il suono esatto. Il violino è troppo difficile da suonare. Peppa? Forse ti troverai meglio con questo tamburo. Grazie, papà. Così va meglio. A Peppa piace molto suonare il tamburo. Oh, che bello! Sì, ha davvero un gran bel suono. Ecco la vecchia fisarmonica di papà Pig. La suonavo sempre a mamma Pig quando ci siamo conosciuti. Oh, papà Pig, me la ricordo questa canzone. Anche George vuole suonare la fisarmonica. Sei sicuro, George? La fisarmonica è molto difficile. George, la frisarmonica è molto difficile da suonare, quasi quanto il mio tamburo. Va bene, George. Ed ora che si apra il sipario. La nonna è a casa. Ma chi suona alla porta? Io sono il grande lupo cattivo. Bravo! Vai forte, Danny! Ai ai, Danny ha dimenticato la sua parte. Nonna, devi andare subito in quell'armadio. Vai in quell'armadio! Il lupo cattivo finge di essere la nonna. Oh! Io mi chiamo Cappuccetto Rosso e sono venuta a trovare la mia nonnina. Brava, bravissima Peppa! Papà, hanno detto che non bisogna fare fotografie. Ops, scusa Peppa, va pure avanti.
Sono venuta a trovare la mia nonnina. Oh, ma tu non sembri per niente la mia nonnina. Ma che orecchie grandi che hai. Ma che denti grandi che hai. Ma tu non sei affatto la mia nonnina. Tu sei il terribile lupo cattivo. Oh. Aiuto, aiuto. Oh, ma guardate qui chi arriva. Appena in tempo, Pedro il cacciatore. Aiuto, oh, aiuto. Appena in tempo, Pedro il cacciatore. Pedro è un po' timido. Pedro, ti accompagno io sul palcoscenico. Sì, per favore. Sei un lupo molto, molto cattivo. Hai visto? Ti ho salvato, nonnina. Urrà! Urrà! Grazie. Bravi! 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 Evviva! Bravissimi! Pedro, sei stato molto bravo. Sei stato bravo quasi quanto me. Peppa, che stai facendo? Sto pulendo il mio dente, così sarà bello lucente per la fatina dei dentini. Peppa non vede l'ora di essere a letto. Mette il suo dente sotto al cuscino per la fatina dei dentini. Buonanotte, piccoli miei. Buonanotte, mamma. Buonanotte, papà. Buonanotte e sogni d'oro a tutti e due. George, io non voglio dormire. Restiamo svegli tutta la notte, così vedremo la fatina dei dentini. La fatina dei dentini è in ritardo. Oh. La fatina dei dentini ci mette molto ad arrivare. Ma dov'è la fatina dei dentini? Cos'è questo rumore? Sarà la fatina dei dentini. George, lo senti anche tu? Oh, George. Ah, quel rumore era George. Era così stanco che si è addormentato. George non è poi così bravo a rimanere sveglio, ma io invece ce la farò. Sarò sveglia tutta la notte e vedrò la fatina dei dentini. Io non mi addormenterò. La fatina dei dentini è arrivata. Ma Peppa dorme. Ciao, Peppa. Ti piacerebbe una moneta luccicante in cambio del tuo dentino? Oh, che bel dentino pulito. Grazie, Peppa, e buonanotte. Allora, ciao Peppa, come ti senti oggi? Non tanto bene. Tira fuori la lingua, per favore. No, non è niente di serio. Peppa ha soltanto un'irritazione. Devo prendere una medicina. L'irritazione passerà in fretta, ma se tu desideri potrei anche darti un po' di questa medicina. Sì, grazie. Però temo proprio che non abbia un buon sapore. Apri la bocca, per favore. È disgustosa! Oh, devo ammettere che sei molto coraggiosa. L'hai presa senza fare storie. Peppa ora deve rimanere a letto. Vi telefonerò più tardi per assicurarmi che stia meglio. Peppa può ricevere visite? Oh, sì, certo che può ricevere visite. L'irritazione non è contagiosa. Arrivederci. Arrivederci, dottor Brown Bear. Mamma, posso alzarmi adesso? Il dottor Brown Bear ha detto che devi restare a letto per un po', Peppa. Oh, io mi sto annoiando però. Ma il dottor Brown Bear ha detto che puoi ricevere delle visite. Allora posso invitare Susie Sheep? Susie Sheep è la migliore amica di Peppa. Telefono alla mamma di Susie Sheep. Pronto, chi parla? Peppa vorrebbe parlare con Susie. Ciao Susie. Ciao Peppa. Non mi sento tanto bene. Ho tanti puntini rossi sul viso. Ti ha visto il dottore? Sì, il dottore è venuto a visitarmi. Ha detto che non sto molto bene e che devi ammettere che sono coraggiosa. Allora stai male davvero? Sì, certo. Non sto facendo finta. Devo anche rimanere a letto.
Il dottor Brown Bear mi ha dato una medicina che aveva un sapore veramente orribile. Vengo subito a trovarti. Mi metterò il mio costume da infermiera. Peppa si diverte molto a far finta di essere Mamma Pig. Invece George si sta un po' annoiando. Scusami, Papà Pig, ho quasi finito. Ecco, ho fatto. Forza, vieni, Papà Pig, ora tocca a te lavorare un po'. A presto, Papà e Mamma Pig. Sì, a presto. Papà Pig scava in giardino. Ciao, Peppa. Ciao, George. Io non sono Peppa, sono Mamma Pig. E lui è Papà Pig. Papà Pig è qui per lavorare un po'. È gentile da parte tua, Papà Pig. Ma fa attenzione, è una buca molto profonda. Spero proprio che tu non ti sia messo a scavare con indosso il vestito elegante, Papà Pig. Lo voglio fare anch'io, un grossissimo grugnito. Gelato per tutti! Il gelato! Peppa, George, dovete togliervi questi vestiti infangati prima di mangiare. Io sono Mamma Pig e lui è Papà Pig. Ne sei sicura? Certo! E allora dove sono finiti Peppa e George? Noi non lo sappiamo. Oh, beh, è un peccato perché ho qui il loro gelato preferito. Ma se non riusciamo a trovarli? Siamo qui! Peppa! George! Ma siete voi? Sì, mamma. Stavamo solo facendo finta di essere te e il papà. Ci siamo cascati in pieno. Non sto affatto facendo finta, Peppa. Il papà non riesce davvero a toccarsi gli alluci. Che cosa ti dicevo, papà? Non sei molto in forma. Probabilmente dovrei fare un po' di ginnastica. Sì, papà caro. Beh, inizierò da domani. Caro, se vuoi farlo davvero devi iniziare subito. Oh. Sta tranquillo, papà. Sarò la tua allenatrice. Va bene. Peppa, hai il compito di rimettermi in forma. Da cosa cominciamo? Prima devi fare un po' di flessioni a terra, vai! Facile! Uno! Due! Molto bene, papà! Ora devi farne come minimo 155! 155! Certo! Avanti, bambini, aiutatemi a preparare il pranzo! Vi do una mano anch'io! No, papino, tu devi fare 155 flessioni, ricordati! Oh! Uno, due. La mamma, Peppa e George sono in cucina a preparare il pranzo, mentre il papà non ha ancora finito le flessioni. Papà se la sta cavando molto bene. Dieci. Sì. Speriamo solo che non sia troppo duro per lui. Vado a controllare. 13, 14, 15, 16, 17. Papà! Sei un imbroglione! Dovevi fare le flessioni a terra, però! C'era un programma interessante in televisione. Brutto cattivone! Può darsi che papà abbia più successo a pedalare sulla mia vecchia cyclette. Ah, mi sembra un'ottima idea! Così potrò pedalare e contemporaneamente vedere la televisione. È un'impresa impossibile! Questa cyclette è troppo rumorosa! Non si sente la televisione! Dobbiamo trovare un esercizio adatto a te! Ideona! Puoi farti un bel giro sulla mia biciclettina! Giusto! Penso che una bella boccata d'aria ti farebbe... Mammina, se io fossi una regina, mi metterei a mangiare tutte le fette di torta che voglio! Peppa immagina di essere una regina! Squisita! Gradisce qualcos'altro, regina Peppa? Sì, altra torta, per favore. Ma certo. Andiamo, coraggio. Arrivo, papà. Papà, io sono la regina Peppa e tu ti devi inchinare quando parli con me. Oh,
Sono terribilmente dispiaciuto, Vostra Altezza Reale. E tu chi sei adesso? Io sono il tuo papà. Deve essere una cosa molto interessante. Sì, è una cosa molto interessante. E che sala è questa? Questa è la famosa sala del dinosauro. La sala del dinosauro? George, hai sentito? Questa è la sala del dinosauro. Dinosauro! E dov'è il dinosauro, papà? Da qualche parte nella sala. Veramente qui non lo vedo. Quindi deve essere molto, molto piccolo. In realtà Peppa è molto, molto grande. Ci picchia! Questo è lo scheletro di un vero dinosauro, ragazzi miei! Dinosauro! George immagina di essere un enorme dinosauro. La sala del dinosauro è la sala preferita da George. La mia sala preferita è la sala dei re e delle regine, invece. Grazie, sono diventato un esperto in queste cose. Papà, scusa, possiamo giocare sul computer al gioco La signora Chicken è contenta? Forse dovreste chiederlo alla mamma. Mamma prima ci ha detto che avremmo potuto giocarci. Allora va bene anche per me. Ma non so dove possa essere il dischetto. Yuppie! Gambe. Ora tocca a me, piccoli. Cosa staranno combinando quei tre? Bene, vedo che il computer funziona di nuovo. Io li vedo da questa parte. Gli spaghetti. Guarda, mamma, eccoli qui gli spaghetti. Ottimo lavoro, Peppa. Mettiamo gli spaghetti accanto ai pomodori. Sì, certo, mamma. Spaghetti. George, si chiamano spaghetti. Spaghetti. Qual è il nostro prossimo acquisto, Peppa? Patatine fritte. Le patatine fritte non sono sulla lista. E poi ne abbiamo un pacchetto pieno a casa, Peppa. Ritenta. Veramente non mi ricordo più, papà. E tu ti ricordi, George? Dinosauro! Dinosauro? George, guarda che non c'è nessun dinosauro. Qui al supermercato non ne vendono. Oh, no, no, George. La prossima cosa che dobbiamo prendere sono le cipolle. Le cipolle! Ecco cos'era, ora me lo ricordo. Eccole! Ottimo lavoro. Una, due, tre... 4 Le cipolle! Molto bene! Abbiamo praticamente esaurito la lista. Ora è rimasta soltanto una cosa. Una pianta? Era nella lista? Oh no, George! L'ultima cosa sulla lista è la frutta. Non ha importanza. Se vuoi, puoi scegliere la frutta.
Dove sarà la frutta? È su quel banco. Ci sono mele, arance, banane e un'anguria molto grossa. Che frutta dobbiamo prendere, George? Delle mele? Delle arance? Delle banane, forse? Un'anguria! Ecco la cassa. Qui i clienti pagano quello che hanno... Bene, e ora prima di iniziare a giocare dovete mettervi un po' di crema solare. Il sole scotta. Per questo Peppa e George devono mettersi la crema. Ragazzi, proviamo questo pallone a pois. Come rimbalza! Ma che bel pallone a pois! George, tu mi lanci la palla e io la devo prendere. George, prendila! Ai ai, George è troppo piccolo per afferrare la palla. Non ti preoccupare, George. Ora che ne direste di fare due bracciate in mare? Sì, papà, che bello! Allora mettetevi i braccioli, coraggio! Ecco fatto! Sei elegantissimo con questi braccioli, George! Tocca a me, tocca a me! Bene! Ora possiamo giocare in acqua! Urrà! L'acqua è molto fredda? È gradevolmente tiepida! Attenzione! Sei tu che hai cominciato, caro! Oh! Ci siamo schizzati abbastanza, direi. Papino, mi piace tanto stare al mare. A Peppa e a George piace andare al mare. A tutti piace andare al mare. Peppa, George, e ora che ne dite di giocare con paletta e secchiello? Sì, bella idea, mamma! Lui deve trovare in fretta un nascondiglio prima che Peppa finisca di contare. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7... George è riuscito a trovare un nascondiglio giusto in tempo. 10! Ho finito di contare, vengo a cercarti! Peppa deve scoprire dove si nasconde George. Tana per George! Peppa ha trovato George. Che peccato, ti ho trovato subito senza nessuna fatica. Ora tocca a Peppa nascondersi. 1, 3. Ti aiuto io a contare, George. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Va bene, George, adesso puoi aprire gli occhi. George deve scoprire dove si nasconde Peppa. Oh. Peppa non è nascosta sotto il tavolo. George, perché non provi a guardare al piano di sopra? Peppa non è sotto il letto. Cos'era quello strano rumore? Peppa non è dietro la tenda. Ecco ancora quello strano rumore. Cosa può essere? Ta-da! George ha scoperto dove si nascondeva Peppa. Piacerebbe tanto anche a me avere un fratellino come George. Davvero, Susie? Ciao, George, io sono Danny Dog. Quello che hai portato è un dinosauro. Si tratta solo di un dinosauro giocattolo. Dinosauro! Sei proprio bravo, George.
Dinosauro! Dinosauro! Oh, è davvero spaventoso quel mostro! George è simpaticissimo! George è il mio fratellino piccolo. Lui è davvero simpaticissimo. Peppa è orgogliosa del suo fratellino George. Che ne dite se ora mostriamo a George come dipingiamo i quadri? Maestra, lui non è molto bravo a dipingere. Allora forse potresti aiutarlo tu. Certo, io sono molto brava. Gli voglio far vedere come si dipinge un fiore. George, adesso voglio insegnarti cosa devi fare se vuoi dipingere un fiore. Per prima cosa devi fare un grande cerchio sul foglio. No, George, quello è il colore sbagliato. Ora devi dipingere i petali del fiore. George, quella non è la forma dei petali. Ora devi dipingere il gambo e le foglie. Perfetto. George, hai sbagliato tutto il disegno. Allora, piccoli, che cosa avete dipinto? Io ho dipinto un fiore colorato. È molto bello, Peppa. E George invece ha dipinto un bellissimo dinosauro. Dinosauro. Sei bravissimo. Senza gli occhiali, Papà Pig non riesce a leggere il giornale. Questo è assolutamente ridicolo. Non riesco a vedere proprio nulla. Qualcuno deve aver messo i miei occhiali da qualche parte. Non ti ricordi dove li hai messi l'ultima volta, Papà Pig? Quando non li indosso per leggere, li metto sempre in una tasca. Ma stavolta lì non ci sono. Papà, senti, possiamo aiutarti noi a cercare gli occhiali? È un'ottima idea, Peppa. Se riuscite a trovarli, Papà Pig non sarà più così nervoso. Io non sono affatto nervoso. Peppa e George vanno alla ricerca degli occhiali di Papà Pig. Peppa guarda sotto il giornale, ma gli occhiali di Papà Pig non ci sono. George guarda sopra il televisore, ma gli occhiali di Papà Pig non sono neanche lì. Guardiamo di sopra nella camera da letto di mamma e papà. Peppa e George vanno a cercare nella camera da letto dei genitori. George, mi raccomando, fai attenzione a non rompere niente. Ah! Non lo trovo affatto divertente. Peppa guarda sotto i cuscini, ma gli occhiali di Papà Pig non ci sono. George guarda nelle pantofole del papà, ma gli occhiali non sono neanche lì. Andiamo a guardare se sono nel bagno. Peppa e George vanno a guardare nel bagno. Gli occhiali non sono nella vasca. Gli occhiali non sono nel water. È troppo difficile trovarli. Mamma, ora possiamo andare fuori a giocare? Potrete andare fuori a giocare quando avrete finito la colazione. George, non bere il succo troppo in fretta. George ha bevuto troppo in fretta e ora ha il singhiozzo. Adesso possiamo andare fuori a giocare. Non potete finché George ha il singhiozzo. Ma George è passato il singhiozzo, mamma. Non è forse vero, George? Va bene, potete andare fuori a giocare ora. Ma fa attenzione a George. Peppa e George adorano giocare in giardino. George, io adesso ti tiro la palla e tu devi riuscire a prenderla, capito? Smettila! Uffa, con quel singhiozzo!
George, ora basta! Coraggio, ora tocca a te tirarmi la palla e io la devo prendere. Non così, George! Oh no, il singhiozzo di George sta rovinando il gioco. George, io so come farti passare il singhiozzo. Dovrai fare tutto quello che ti dico. Strofina la cima della testa insieme alla pancia. Perfetto, adesso il singhiozzo è sparito. Il rimedio di Peppa per il singhiozzo non ha funzionato. George, hai sbagliato tutto, come sempre.